Si è conclusa ieri sera all'Hotel Cappello la giornata ravennata del candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Una giornata partita da Voltana per poi attraversare i territori del Lughese, di Riolo Terme, di Faenza, Russi e quindi infine Ravenna. Ad accompagnarlo in questo tour della provincia, i quattro candidati ravennati al Consiglio regionale, Mirko Bagnari, Widad Bacalì, Gianni Bessi e Emanuela Rontini, oltre al segretario provinciale Michele De Pascale. Una giornata importante per Ravenna, si saprà se Ravenna diventa capitale europea della cultura, una scelta per tutta la Romagna, ma qual è il piano nel caso andasse male per la Romagna? Vorrà dire che non possiamo però disperdere, non potremo disperdere un patrimonio di intelligenze, di progettazione e di idee che andrà messo a frutto in ogni caso. Certo, magari andranno riviste le modalità, i costi, e la proposta complessiva, ma io credo che quel patrimonio non dovrebbe essere disperso. Certo, se domani dovessimo avere la notizia di Ravenna scelta come città italiana capitale europea della cultura, potremmo fare una grande festa. Il porto di Ravenna, la sua importanza è messa a rischio dalla riforma del ministro Lupi, quindi come fare a conservare il porto di Ravenna, che anche questo è il porto dell'Emilia Romagna, e come fare a potenziare la sua importanza economica? Sì, ha detto bene, io non lo chiamo mai il porto di Ravenna, ma lo chiamo il porto dell'Emilia Romagna. Terzo porto italiano, lo sanno in pochi, primo porto per stoccaggio di alcune materie, e siccome il lavoro l'ho messo al primo posto del mio programma politico, cioè l'ossessione ogni notte di andare a letto chiedendosi se sarò stato capace di garantire almeno un posto in più rispetto al giorno prima, un posto in più ovviamente di lavoro. L'intervento sul porto di Ravenna va assolutamente messo tra le priorità con le quali dobbiamo convincere il governo a fare un importante investimento, perché lo merita Ravenna, lo merita l'Emilia Romagna. Quindi costringere anche il governo a rivedere un attimo la riforma delle autorità portuali? Io penso che bisognerà aiutare il governo a correggere ciò che non è giusto succeda. Primo compito del presidente della regione Emilia-Romagna: fare i conti con i meno soldi che arriveranno alle regioni con la nuova finanziaria del governo Renzi. Come fare? La prima cosa è che è una finanziaria che prova a mettere al centro lo sviluppo, la crescita, gli investimenti, il lavoro, e va aiutata ad essere accompagnata, magari corretta, perché è una scelta importante per rimettere l'Italia a correre dopo anni in cui l'abbiamo vista frenare o addirittura cadere. Intanto, prima di esprimersi, è bene andare a vedere le carte e le cifre. Il governo ha il dovere, come ha chiesto il presidente Chiamparino, di incontrare le regioni. Le regioni hanno il dovere di non strillare prima di vedere le reali proposte, anche perché ognuno deve fare la propria parte per dare una mano affinché il Paese abbia una finanziaria che tolga tasse invece che metterle, e dall'altra parte si vada a vedere fino in fondo la quantità e la qualità dei servizi che le regioni erogano, perché credo che in questo l'Emilia Romagna avrebbe molte cose con le quali difendersi. Tutti gli imprenditori del settore turismo denunciano una mancanza di strategia a livello nazionale. Sul turismo emiliano-romagnolo pende la spada di Damocle della Bolkestein. L'Italia deve promuoversi nel mondo come sistema paese, non ogni regione andare in un luogo diverso per autocelebrarsi o promuoversi. Abbiamo il 60% di risorse artistiche, architettoniche e culturali del mondo, e il nostro primo impegno è che l'Italia come paese porti i turisti a visitare questo paese, e se così sarà l'Emilia Romagna, uscendo da un policentrismo che oggi non avrebbe più senso, deve immaginarsi come quella regione che da Piacenza a Rimini è in grado di offrire un sistema turistico competitivo. Una regione che deve avere le fiere che non competono tra loro ma collaborano per diventare un sistema sempre più integrato e robusto e un sistema di livello nazionale. Aeroporti che ognuno si specializzi per fare in modo che non ci si rimetta denaro pubblico ma si possa attrarre ulteriori passeggeri e turisti. E per quanto riguarda le infrastrutture, noi abbiamo bisogno ad esempio che si faccia la Cispadana, come io credo finalmente dopo 30 anni si farà, si prosegue e si colleghi la Ferrara Mare facendola diventare un'autostrada a pedaggio ma con investimenti propri, perché per la prima volta in termini di competitività turistici la costa adriatica avrebbe un'infrastruttura e un'autostrada che collegherebbe la costa direttamente col Brennero, dunque con l'Europa. Interventi poi sulla viabilità ordinaria, perché sappiamo che per le 45 e le 55 servono interventi che permettano all'est-ovest, all'est-ovest, alla sud-nord della regione
di avere ciò che ha l'est-ovest, cioè la via Emilia, dove ci sono porti, dove ci sono aeroporti, alta velocità, autostrade, mentre sappiamo che nel collegamento da Ferrara verso Ravenna c'è un sistema quasi medievale infrastrutturale. L'ultima cosa sulla Bolkestein, il sottosegretario Lotti a Cervia, all'iniziativa che abbiamo fatto pubblica, ha detto chiaramente che sulla Bolkestein non vogliamo giocare la carta di un paese che oggi vede al governo il leader del primo partito europeo per presenza al Parlamento europeo, perché bisognerà rivedere alcune cose che non vanno decisamente, e questo sarà l'impegno che anche la regione accompagnerà. Federico Lega per Ravenna Web TV.